Allora, riprendiamo a leggere la Bria Bhagavatamrita. Da quando Parikshit sta parlando con sua mamma e sta descrivendo la Vrindavana. Siamo al penultimo capitolo. In quelle foreste scorre il fiume Yamuna, il più caro compagno della terra di Vraja. Lo splendore pittoresco di quel fiume, la figlia di Kalinda, rende attonita la mente. E oltre a lei, Vrajabhumi risplende di altri fiumi, che sono la prole, che sono i figli delle colline, come le Vindhya. Commento, la gloriosa Yamuna scorre in mezzo a Vrajabhumi e durante il periodo, la presenza manifesta di Krishna, alcuni dei suoi rami fluiscono in parti che non sono toccate da lei oggi, fluivano in parti che adesso non sono toccate da lei. Così molte delle foreste della terra... Le foreste della terra di Krishna erano graziate dalle acque della Sri Yamuna e dalle sue rive piene di costeggiate di alberi lussureggianti. Altri splendidi fiumi, come il Manasi Ganga, passavano anche attraverso Vrajabhumi. Le 109. Le belle rive di questi fiumi erano sempre piene di sabbia soffice, coperte di erba appena cresciuta. A quelle rive arrivavano molti differenti tipi di animali incantevoli e di uccelli che mettevano da parte la loro naturale inimicizia. Commento. Questo per contrapporre la descrizione dura di Padmavati. Padmavati è la mamma di Kamsa e di Ugrasena. Questo è per contrastare la descrizione dura di Padmavati delle foreste di Vraja, che aveva detto che erano impenetrabili, posti terrificanti, pieni di bestie da preda e difficili da far pascolarci le mucche. 110. Gli alberi, gli rampicanti, i cespugli decorano ulteriormente le sue rive e si prosternano per il peso di splendidi fiori, frutti e foglie. Le rive risuonano del canto di pavoni impazziti e di cucù. E queste rive ricevono le lodi persino di Brahma. Commento. Dopo aver dopo essere stato sconfitto nel cercare di essere più furbo di Krishna, Brahma offrì le sue glorificazioni alle foreste di Vraja. La mia più grande fortuna possibile sarebbe prendere qualsiasi nascita, in qualsiasi parte della foresta di Gokula e di avere la mia testa bagnata dalla polvere che cade dai piedi di loto di uno qualsiasi dei suoi residenti. La mia vita intera e la mia anima sono il Signore Supremo, Mukunda. La polvere dei cui piedi di loto è tuttora ricercata nei mantra vedici. Verso 111. La foresta di Vrindavana, la collina Govardhana e l'intera area di Vraja sono liberi dalla violenza e dai furti. Perciò nessuno ha bisogno di controllare le mucche. Le mucche semplicemente escono nella foresta al mattino con altri animali domestici come i bufali, mangiano l'erba e bevono l'acqua così come piace a loro e poi alla sera tornano a casa. Commento. Badare alle mucche è un lavoro difficile anche
anche in circostanze piacevoli, ma Vraja, il lavoro di portare al pascolo, di pascolare le mucche, si trasforma in un gioco. Krishna e i suoi amici badano senza sforzo a molte mucche e a altri animali domestici, inclusi i bufali e le capre. Mentre i ragazzi, i pastorelli erano completamente assorti nei giochi, le mucche andavano qua e là, affamate e desiderose di più erba, e con nessuno che le guardava, entrarono in una foresta densa, in una foresta fitta. Le capre, le mucche e i bufali passavano da una foresta all'altra. Poiché tutti i luoghi sacri di Vraja sono sotto la protezione speciale degli esseri celesti, di altri servitori di Shri, Shri, Radha, Krishna, influenze negative non possono mai prevalere. Per esempio, il villaggio di Nanda Maharaj è protetto da Shiva nella forma di Nandishvara. Shiva pregò per avere questo servizio di guardiano della casa di Krishna e mostrò la sua gratitudine per questa assegnazione, dando la benedizione che la collina Nandishvara e Nandagram non fossero mai stati attaccati da Rakshasa. Molti seguaci di Kamsa furono capaci di minacciare le mandre di Vraja, i mandriani di Vraja, e cercarono in vari modi di uccidere Krishna e Balarama, ma questo accadde soltanto per la volontà della Yoga Maya di Krishna, che voleva aumentare il piacere dei divertimenti di Krishna con i suoi devoti. Nessuno di questi cosiddetti violatori della pace di Vraja avrebbero potuto causare qualche danno o altro che la propria morte. In tempi moderni, criminali e varie influenze materialistiche sembrano aver infiltrato Shri Vraja Dhamma, ma questo è soltanto un'apparenza superficiale ai nostri occhi non purificati. Yogamaya continua a proteggere il Dhamma dalle invasioni dei nemici di Krishna. Le persone materialistiche possono per breve periodo andare e venire sulla superficie fine con cui Maya copre il Dhamma dagli occhi non degni. Essi possono persino costruire degli edifici commerciali permanenti, delle strade, ma la vera dimora eterna rimane non toccata da queste interferenze transitorie. I puri devoti che vengono a risiedere a Vrindavan Dhamma, la stessa Yogamaya garantisce la visione con cui essi possono vedere la verità divina. 112. L'anziana Padmavati disse: tu bambino sei libero, tu sei troppo libero di parlare. Se dici che questo è vero, allora perché noi sentiamo dire che le mucche e altri animali di Vraja sono ora in pericolo di morte perché nessuno si sta prendendo cura di loro? Commento: in realtà le mucche, i buoi, i tori e i vitelli di Vraja non avevano bisogno di nessuno che si prendesse cura di loro, essi avevano bisogno solo di Krishna. Essi soffrivano non per una trascuratezza materiale, ma per l'estasi della separazione, Vipralamba Bhava. Apparivano in pericolo di morte, ma anche questa apparenza era falsa, perché Vipralamba Bhava non è una causa di morte,
è causa non di morte, ma della più alta perfezione della vita, raggiunta soltanto dai più intelligenti e competenti tra coloro che praticano discipline spirituali. Le mucche di Vraja non erano in realtà le creature indifese e mute che sembravano. Padmavati, tuttavia, sta seguendo come di solito il suo strano stile di logica per dimostrare la sua propria comprensione di Krishna. 113. Sri Parikshit disse: avendo sentito tutto questo, il benedetto signore Gopala si sentì sopraffatto dalla tristezza per i suoi devoti. Un'ansietà bruciante seccò il suo volto di loto e lui si riempì di paura. 114. Egli guardò il volto di Balarama, che conosceva tutte le notizie di Vraja, sia passate che presenti, e vide che era coperto di lacrime. Commento: Baladeva, il fratello più anziano di Krishna, era un costante testimone dei giochi di Krishna, prima a Vrindavana e poi a Mathura e a Dwarka. Krishna si fidava di Baladeva e lo giudicava lo riteneva un giudice sobrio degli eventi. Così, quando Krishna vide il volto di Baladeva, la sua ansietà crebbe. 115. Baladeva, il figlio di Rohini, fu incapace di mantenere la sua compostezza. Ricordando Vraja e comprendendo il sentimento di suo fratello, cominciò a piangere senza controllo, ma poi riuscì a parlare in modo distinto. Sri Baladeva disse: perché parlare soltanto delle mucche, mio caro Krishna? Tutti gli animali di Vraja sono i tuoi amici, amati amici, e perciò anche gli uccelli e gli alberi come il Bandira e il Kadamba. L'erba, i rampicanti, i cespugli lussureggianti hanno tutti dedicato la loro vita a te. Ora si stanno inaridendo, e così anche i fiumi e le montagne. Commento: nell'agonia del Vipralamba Bhava, la foresta, i daini della foresta e altri animali selvatici di Vraja erano tutti diventati emaciati. Nell'agonia di Vipralamba Bhava, gli daini della foresta e gli altri animali selvatici di Vraja erano diventati emaciati, e così anche gli uccelli e i pavoni, e anche i fiumi inanimati come la Yamuna e le montagne come Govardhana. Se questi residenti di Vraja erano sul punto di morire, che dire delle mucche, dei buoi, tori e dei vitelli che Krishna aveva l'abitudine di portare al pascolo? 118. Alcune di queste persone, caro fratello, vivono soltanto nella speranza che la tua promessa sia vera. Meglio che tu non chieda altre notizie su queste cose. Commento: questa affermazione è una sobria implicazione, che molti residenti di Vraja, non più in grado di tollerare la separazione da Krishna, avevano già lasciato il corpo. Nelle loro svarupa, essi erano andati a raggiungere Krishna nei suoi divertimenti a Dwarka o altrove.
Altri si tenevano in vita Vraja, sostenendosi col ricordo di Krishna e percependo in modo trascendentale i suoi eterni passatempi non manifestati. Più di una volta Krishna aveva promesso ai Vrajavasi che sarebbe tornato da loro presto, perciò alcuni di loro continuarono ad aspettarlo, anche dopo che avevano perso ogni speranza. Balaram chiese a Krishna di non informarsi ulteriormente, di non chiedere ulteriormente notizie di Vraja, sarebbe stato troppo penoso per i devoti presenti di ascoltare. 119. Posso solo dirti che se tu non mostri la tua gentilezza a loro presto, Yamaraj mostrerà la sua. Il fatto che tu abbia liberato il lago di Kalia dal suo veleno è soltanto aumentato la loro miseria. Per favore, ascolta di altre ragioni della loro tristezza. Commenti. Vrajavasi considererebbero una morte veloce come un sollievo misericordioso della loro infelicità, poiché a causa di grazie a Krishna il fatto di commettere suicidio semplicemente entrando nel lago avvelenato di Kalia non era più possibile, e questo li aveva resi ancora più frustrati. L'unico mezzo per fuggire dalla loro miseria se n'era andato. Come altri mezzi per sfuggire dalla loro miseria se n'erano andati, come narra il verso successivo. A Vraja il fiume Jamuna è diventato così secco che non ha quasi più acqua, e Govardhana che quando tu l'hai sollevata toccava il cielo, ora è diventata molto bassa. Commento. Shiyamuna, il luogo di numerosi divertimenti di Krishna, una volta era un grande fiume largo con molte onde e scorreva veloce, con correnti molto profonde. La pena dell'assenza di Krishna è diventata diminuita quasi a niente. Per annegare ora nelle magre acque della Yamuna non sarebbe più possibile. Né si potrebbe commettere suicidio saltando dalla cima di Govardhana. Non molto tempo prima l'altezza di Govardhana era formidabile, come è testimoniato nello Sri Harivamsa. Quando Krishna sollevò Govardhana, le sue cime ondulavano avanti e indietro e gli alberi sembravano tremare, e i suoi alte vette inaccessibili raggiungevano lo spazio superiore. I Vidyadhara, gli Uraga, gli Gandharva e le Apsara si lamentavano da tutte le parti perché questa collina andava a sbattere contro le loro ali. Ma quando Krishna lasciò per andare a Mathura, Govardhana cominciò a sprofondare nel terreno per la delusione e parte delle sue cime caddero giù e scivolarono lungo i suoi pendii. I devoti che gustano il nettare dei tuoi nomi non possono morire morire di fame. Invece la loro fine avverrà in un incendio di una grande foresta secca.
commento. Balarama sta pensando come i Vrajavasi lasceranno il loro corpo. A causa della Vipralamba Bhava, le grandi foreste di Vraja come Bandiravana sono seccate. Per cui in qualsiasi momento un fuoco, un incendio della foresta è probabile, in cui i Vrajavasi prenderanno l'opportunità per suicidarsi. 123. Siparikshi disse: avendo sentito tutto questo, Krishna, che è gentile per natura e tormentato dalla sofferenza degli altri, prese Balaram per il collo e pianse un mare di lacrime come una persona la cui vita sta andando in rovina. Mentre piangeva, con forti singhiozzi nella sua bellissima voce, lacrime lavavano via i cosmetici dal suo corpo. Commento: Krishna è così gentile, così dolce, che è dispiaciuto anche quando i suoi nemici soffrono. Le sue emozioni non erano una mostra falsa, una dimostrazione fasulla, ma una vera indicazione della sua preoccupazione verso i suoi devoti. 124. Cara madre, e lui e Balaram quindi si rotolarono per terra e per un momento persero coscienza. Vedendo i due signori che piangevano in questo stato lamentoso, senza precedenti, tutti i residenti dei pianeti del palazzo persero controllo loro stessi, come Rohini, Uddhava, Devaki, Rukmini, Satyabhama e tutti gli altri. Persero anche loro il loro controllo e singhiozzarono ripetutamente. Quando gli Adu sentirono il suono di un pianto affannoso che veniva dalla parte più interna del palazzo, un suono che non avevano mai sentito prima, immediatamente arrivarono correndo, guidati da Vasudeva e da Ugrasena. Arrivarono i Brahmana, guidati da Garga, insieme con tutte le altre persone, l'altra gente della città. E quando videro il loro amato maestro in questo stato straordinario, come non lo avevano mai visto prima, cominciarono anche loro a piangere, sopraffatti dall'emozione. Commento: molti degli Yadu corsero nel palazzo per vedere che cosa c'era di che cosa stava succedendo. Vasudeva li guidava perché tra di loro era il più intimo con Krishna, il più competente per dare a Krishna sostegno in un momento di bisogno. Garga, il sacerdote di famiglia di Vasudeva, era il primo dei Brahmana che risposero a quei lamenti, ma Sandipani Muni e altri erano subito vicino a lui. Questi saggi Brahmana erano esperti nel consolare le persone sofferenti con i loro insegnamenti tratti dai Veda. E la popolazione in generale di Dwarka, anch'essa si diresse velocemente verso il palazzo, poiché questa infelicità nel palazzo di Krishna non si era mai vista prima. Così termina il sesto capitolo della prima parte della Brihad Bhagavatamrita di Srila Sanatana Goswami, intitolato Priyatama, il più amato. Capitolo 7. Purna, la perfezione completa. Testo 1. Shiparikshi disse: cara madre, mentre il suono del lamento di Krishna con i suoi familiari riempì l'universo intero, una serie di terribili presagi velocemente si mostrò.
Commento. In questo settimo capitolo, Brahma solleva Krishna dalla sua confusione. Krishna fa piacere a Narada descrivendo la suprema posizione delle gopi. Mentre gli Adu stavano correndo verso il palazzo di Krishna, cattivi presagi apparvero nel cielo come meteore e fulmini senza pioggia. Poiché il Brahma dalle quattro teste non poté trovare nessuno che spiegasse la causa di questi presagi, egli venne lui stesso, accompagnato dai Veda, dai Purana e dai suoi attendenti personali, da vari esseri celesti. Commento: Brahma è in realtà una persona erudita, infatti i suoi consiglieri scelti sono i Veda e i Purana, che stanno nella sua corte, sempre pronti a offrire i loro consigli. Brahma trovò il suo proprio padre, maestro spirituale, il Narayana originale, in uno stato senza precedenti, sofferente per l'amore verso i suoi amati devoti. Vedendo il Signore che rivelava così apertamente la sua vera grandezza, normalmente nascosta, Brahma rimase attonito. Per un momento anche lui si perse, perse la sua gravità e cominciò a piangere. Commento: Brahma non è soltanto il principale ingegnere della creazione universale, ma anche un servitore intimo e amorevole del Signore Supremo. E il Signore Supremo stesso non è solo l'origine finale, l'origine della creazione, ma anche il più grande amante e servitore dei suoi devoti. Le più alte glorie di Krishna non si trovano nei suoi divertimenti di creazione del mondo materiale, in modo che nella creazione del mondo materiale, così che le anime ribelle possano indulgere nelle loro intenzioni distorte. Prima, nei divertimenti di Krishna, Brahma aveva visitato Vrajabhumi e scoperto le vere glorie di Krishna nella relazione estatica tra Krishna e i suoi puri devoti. Ora, Dwarka, Brahma riceve una realizzazione ulteriore e sta imparando che le qualità più meravigliose di Krishna sono la sua preoccupazione verso i suoi devoti e la sua sottomissione al loro controllo. Realizzando questo, Brahma può ora capire pienamente l'identità di Krishna come il Signore, l'originale Signore Supremo, Narayana. Brahma non era ignorante di queste materie prima, ma vedendo in questo stato così indifeso il suo proprio padre, che gli aveva insegnato i Veda, Brahma rimase scioccato e entrò in una realizzazione più profonda. Quando Brahma vide Krishna sofferente, egli stesso non poté far altro che piangere. 5. Con difficoltà Brahma si ricompose e cominciò a pensare a come riportare il Signore in una condizione normale, e presto un'idea venne nel suo cuore. Piangendo a fianco del Signore c'era Garuda, il figlio di Vinata. L'attenzione di Garuda era difficile da avere, ma dopo averlo chiamato a voce alta per più volte, Brahma ebbe successo. Brahma quindi parlò. Sri Brahma disse: c'è un'altra Sri Vrindavan qui, tra la collina Raibata e il mare. E Nanda, Yasoda e gli altri sono presenti all'interno come immagini, come in una replica, con simili mandri di mucchi. Quella Vrindavana, costruita da Vishvakarma, appare proprio come la Vrindavana di Mathura, come che è venuta qui a Dwarka.
che è come se fosse venuta qui a Dvarka. Perciò, con attenzione, prendi Krishna e suo fratello nel loro stato presente e gentilmente trasportali là, ma soltanto Rohini dovrebbe andare con loro e nessun altro. Commento: Brahma vuole che Garuda trasporti Krishna e Balarama con cautela a Nava Vrindavan. I due fratelli non dovrebbero scoprire che sono ancora a Dvarka Dham e i loro devoti non dovrebbero permettere di rovinare questa illusione seguendoli. Rohini può accompagnarli perché lei conosce come comportarsi intelligentemente e specialmente perché lei ha l'abitudine di vivere a Vrajabhumi e quindi sembrerebbe a posto suo. Questa replica di Vrindavana fu costruita da Vishvakarma, l'architetto degli esseri celesti, ma duplicare i Brajavasi era al di là del suo potere. Egli non poté fare delle copie di questi unici devoti come Nanda, Yasoda e altri gopa più anziani, Shri Radhika e altri gopi giovani, o Sridhama e gli altri amici gopa di Krishna, ma fu in grado di creare delle immagini statiche dei Vrajavasi, della vita dei Vrajavasi, e abbastanza simili da trarre in inganno persino Krishna. In questa impressione creata, Nava Vrindavan era praticamente, diciamo, in questa situazione così creata, Nava Vrindavan era praticamente, non si poteva praticamente distinguere da quella originale, fino ai dettagli più piccoli come le piante e la vita animale. Shri Parikshit disse: così Brahma, con qualche sforzo, fece tornare Garuda in sé e quel servitore, il più esperto, Garuda, pose delicatamente i due signori sulla sua schiena. Commento: Garuda era esperto, era abbastanza abile per spostare Krishna e Balaram senza svegliarli, è abbastanza intelligente da capire che questo schema, questo piano avrebbe eliminato la confusione dovuta alla trance in cui era Krishna. 11. Consigliati da Brahma, tutti gli altri tornarono a casa. Nel frattempo, mentre Krishna e Balaram erano trasportati da Garuda, Balaram più o meno riguadagnò la sua coscienza. Dopo essere arrivati a Nava Vrindavana, Garuda e Balaram gentilmente posarono Krishna su un letto. I gopa e le gopi di Nava Vrindavana erano tutti intorno a lui, come se fossero le vere donne e i veri uomini di Krishna. Uddhava arrivò là con Devaki, che amava con dolcezza suo figlio, e anche c'era Rukmini, Satyabhama e altre regine, Padmavati. Essi non potevano lasciare Krishna in quello stato, per cui su richiesta di Brahma si nascosero
ripresero posizione a una certa distanza da dove potevano ancora vedere Krishna. Commento: alcuni dei devoti si nascosero tra gli alberi, altri si camuffarono in altri modi. Narada, tuttavia, pensando di aver commesso un'offesa, non accompagnò gli esseri celesti e gli Yadava. Invece, con grande curiosità, si nascose in mezzo alle nuvole, fissando se stesso in una posizione seduta di yoga per osservare la dolcezza degli atti del Signore. Commento: era Narada che aveva reso Krishna così in quella condizione, menzionando l'attuale stato dei Vrajavasi. Narada perciò si pensò un offensore. In realtà, tuttavia, non aveva agito in modo offensivo, come Parikshit Maharaj indica qui con la parola Iva, come se. Più avanti in questo capitolo noi sentiremo Krishna che spiega perché Narada non dovrebbe sentirsi in colpa. Garuda si posizionò ancora più in alto nel cielo, seguendo invisibile il suo maestro per fornire ombra con le sue ali. Dopo pochi minuti il fratello di Krishna ritornò ad una coscienza quasi normale. Il migliore dei pensatori che sanno discernere capì l'intera situazione. Commento: finché Krishna non fu completamente ripreso dalla sua confusione, Baladeva non poteva sentirsi completamente normale. Questo è espresso qui con la parola Iva. Tuttavia egli capì il piano di Brahma e agì in accordo. Balaram velocemente pulì il suo proprio viso di loto e quello di suo fratello minore. Quindi gentilmente posò un flauto nella cintura del doti di Krishna, un corno di bufalo e un bastone nelle mani di Krishna, una ghirlanda di fiori kadamba intorno al suo collo, un ornamento con una piuma di pavone sulla testa e degli orecchini, degli anelli di bacche gungia appena fatte intorno ai suoi orecchi. Così, dopo aver creato un vestito di foresta per Krishna con gli articoli fatti da Vishvakarma, Balaram con qualche sforzo sollevò Krishna e quindi gli parlò a voce alta. Commento: mentre vestiva Krishna per andare nella foresta, Balaram vestì anche se stesso. I speciali articoli richiesti erano propri nativi di Vraja e non era possibile trovarli a Dwarka, ma Vishvakarma, che aveva a sua disposizione tutte le abilità creative degli esseri celesti, aveva creato degli sostituti convincenti per i fiori kadamba veri, per le bacche gunja e così via. Shri Baladeva disse:
Sri Krishna, Krishna, mio caro fratello, svegliati, svegliati, alzati, svegliati dal tuo sonno. Guarda, sta diventando tardi, le mucche sono già entrate nella foresta. Sridama e i tuoi altri amici sono qui che ti aspettano, i tuoi genitori sono pieni così pieni d'amore che non possono persino parlarti. Commento, gli amici di Krishna sono responsabili per le mucche. Ed è così, quando le mucche impazienti cominciarono ad andare, cominciarono ad allontanarsi, i ragazzi avrebbero dovuto seguirli. Ma Balaram indica che i ragazzi erano troppo attaccati a Krishna per lasciarlo. La madre di Krishna, madre e padre di Krishna avrebbero dovuto chiamare Krishna per farlo alzare dal letto e badare alle mucche, ad andare a pascolare le mucche, ma Nanda e Yasoda, secondo Balaram, erano così distratti dall'estasi, erano troppo distratti dall'estasi. In realtà Nanda e Yasoda, i pastori e gli altri Nava, Vrindavan, Vasi erano come bambole incoscienti, immobili e incapaci di dire o fare qualsiasi cosa per rispondere a qualsiasi tentativo Krishna avrebbe voluto fare per comunicare con loro. Queste gopi ti stanno guardando il tuo volto di loto e stanno ridendo. E stanno ridendo di te mentre sussurrano una nell'orecchio dell'altra. Commento. Le gopi potrebbero stare commentando una con l'altra il perché Krishna è così, ancora così stanco la mattina tardi. Esse sapevano che Krishna poteva essere rimasto sveglio la maggior parte della notte godendo con la sua amata ed esse stavano notando questi segni sul volto di loto di Krishna. Jai. Shri Prabhupada Jai.